pallone ribattuto, attenzione, Bellessito arriva prima sul pallone e poi con il destro. In un paio di minuti c'è stato il botta e risposta esterno, ma attenzione a questa sgroppata in velocità. E invece c'è Gagliani sotto porta che ha provato a deviare il pallone, ma l'ottimo intervento da parte di Ducci. L'arbitraggio sia dei migliori in questa partita. Girata di Bellessito con la pronta risposta sul primo palo. Tipo di situazione non viene fischiata. Attenzione perché c'è la possibilità del 3-1. Tutto c'era un evidente fallo da parte della Came nel primo tempo. Ciampino Agnani che prova ad attaccare, Sala la botta, subito la parata. Con il possesso palla del Petrarca, chiude Sala, poi la riconquista Jefferson. Attenzione al Petrarca, la botta a Casassa. Ancora possesso Petrarca, Rafinha va al tiro, para Casassa. Rimessa in gioco per il Petrarca, già battuta sul secondo palo la botta di Rafinha. Buona per Victor Mello, forse la tocca con un braccio Raubo, ma si continua a giocare. Raubo va da Divanei col mancino. Kaká all'indietro, Victor Mello col mancino, tocco sul fondo e poi la botta che lo blocca, passa il pallone per lo sloveno, poi in mezzo da Rafinha, allarga il tiro, Casassa. Poi lo stesso Jefferson riceve il pallone, glielo ruba Raubo, attenzione al contropiede, Raubo fino in fondo da Portuga, la palla che non entra, allora Pina la riceve e tira, Fiuzza. Allora è calcio d'angolo a Felipe Mello, a spazio mancino, Casassa. Murillo la perde per un attimo, poi esce un bel lancio per Sergio Romano, lo ipnotizza Di Ponte e poi Esposito la mette fuori. Bissoni elude Poletto, attenzione, riparte la Feldi Eboli, Bissoni al tiro, Di Ponte a dire di no. Manovra complicata degli Udiossi, attenzione però a questo lancio splendido per Poletto che si gira, grande parata di Dalcenna. La mette giù col petto, la tiene anche in campo, pesca ancora a lottare, Calderolli, grande parata di Di Ponte. Pesco e di nuovo Di Ponte, doppio intervento miracoloso di Di Ponte. Palla in avanti per Barra che sguscia via Bissoni, Barra a tu per tu con Dalcin, Barra! Grande parata di Carlos Dalcin. Olli! Di Ponte straordinario. Solta per Navarro. Poletto, un po' di spazio, Poletto con la faccia Dalcin a dire di no a Poletto. Ecco Dalcin al lancio lungo, pesca, la controlla col petto, ci prova con la rovesciata Di Ponte, gli nega un gran gol. Leandro, il tiro di Leandro, la parata di Dalcin. Capitano, pallone per Taliercio, Perez, impattato male la spalla sul parquet del Pala Catania, adesso Thiago Perez. Attenzione all'errore di Galan per Alex e poi Dovara. Attenzione però proprio ad Alex, Dalcin, Dovara con la manona e poi Thiago Cruz. Adesso laterale di Avellino, ancora Dalcin, ancora Dovara. Dalcin, attenzione, va via Dovara. Si intromette ancora Avellino in traiettoria, Dovara e poi Dalcin, ancora errori. Vaporacchi fuori, Matamoros, Perez. Ancora Dovara a mano aperta della formazione rossoazzurra che ha consegnato il gol ad Alex Matamoros. Vaporacchi. Onorio come al solito punta col destro e poi calcia col sinistro. Questa sì che è una gran parata di Martino, calcio d'angolo. Suona, la mette sul sinistro e calcia. Questa è una giocata che è nel repertorio di Pablo Daborda. Bolo guarda la porta, ci riprova Martino, fa un passo in avanti, quello che basta. Diogo avanza, vuole andare col sinistro lui e Spindola in calcio d'angolo, risponde il Polistena. Craco esce e la tiene, buona questa palla, Arcidiacone e Spindola dall'altro portiere, palla giocata in avanti, colpo di testa e subito vola Moretti a mettere in calcio d'angolo. Si appoggia indietro Boaventura per Foglia sulla corsia destra. Gran giocata di tacco, calcio a Boaventura, super parata da parte di Pedro. Poi la palla rimane lì, ruba ancora la palla Manfredoni, a Boaventura può andare a calciare, finisce per terra. Non c'è nulla secondo l'arbitro, contropiede Elio 84. Conclusione, Moretti para Foglia e poi si va da Canabarro. Attenzione all'anticipo, adesso di Raguso che però è sfortunato nel rimpallo, allora a cabeza centralmente
ancora a cabeza col mancino, trova la risposta di Moretti che poi si va a prendere la palla. Attenzione a Cannavaro che è molto distante, quasi nel cerchio di centrocampo. Palla infatti per Cannavaro! Grandissimo intervento di Pedro. Nuovamente Osico. Palla messa all'indietro, conclusione, vola l'incrocio Moretti a mettere in angolo il tiro di Tambani. Lunga rincorsa per Cutrignelli. Va a calciare, c'è la parata di Pedro.